Marineo, la vittoria per 3-1 sul campo del Marineo. Intanto inizia la sfida subito con un tiro da centrocampo di Bage, che impegna Allegro. Bulades che scappa sulla destra, può mettere in mezzo Bulades, lo fa. Pallone arriva in mezzo, ma Allegro agguanta la sfera. Lancio lungo di Punzi nella zona di Guaiana, c'è Allegro che esce, Guaiana lo supera con un pallonetto e porta in vantaggio il Mazzara! Quando sul cronometro sono passati 5 minuti, il Mazzara passa in vantaggio. Nino Vaccar, Mazzara che è passato in vantaggio, adesso El Amraoui recupera un altro pallone nella metà campo dello Sciacca. El Amraoui si porta in avanti, entra in area il numero 10 del Mazzara, mette in mezzo per Guaiana che però sbaglia sotto porta incredibilmente. Evita guai allo Sciacca. Adesso c'è un lancio in avanti invece per Idoiaga, controllato a distanza da Punzi. Idoiaga entra in area, prova a far partire il sinistro, Pizzolato controlla senza problemi, riesce a appoggiarsi su El Amraoui che prova a suggerire in avanti per Melia, anticipato però da Allegri in uscita, ma la gara sembra essere veramente intensa. Palla messa in mezzo adesso per... Attenzione, arriva il pareggio dello Sciacca, l'appoggio di Sant'Angelo per Idoiaga che poi tutto solo indisturbato in area. Messina prova a mettere in mezzo, altro buco difensivo del Mazzara, Sant'Angelo prova il sinistro, batte Costantino in mezzo dove c'è Bage, colpo di testa! Adesso c'è Bage che suggerisce proprio per Guaiana che gira al volo. Parte Licata che prova direttamente il tiro in porta, Costantino controlla il pallone, guadagna qualche metro, poi prova il lancio in avanti per El Amraoui, palla che arriva proprio sui piedi del numero 10 che riesce a controllare e a entrare in area. Entrare sulla linea di fondo El Amraoui, poi la palla arriva a Bage che non riesce a concludere, Melia! La difesa dello Sciacca ribatte. Adesso Allegro prova subito a rinviare nella zona di Idoiaga, rinvio preciso, Idoiaga controlla col tacco e serve Sant'Angelo, Sant'Angelo che può provare la conclusione da fuori, poi preferisce allargare per Messina che tira in porta, Pizzolato in due tempi. Col fischio dell'arbitro, palla messa in mezzo da Licata nella zona dove però c'è l'uscita di Pizzolato, poi che però riesce ad allargare sulla sinistra per Zerillo, palla in mezzo per Guaiana e incredibilmente si salva lo Sciacca con la striscia positiva. El Amraoui mette in mezzo nella zona di Guaiana che gira di testa, palla che termina di un nulla. El Amraoui lascia il compito della battuta a Bage che prova direttamente la conclusione in porta, Allegro salva ancora lo Sciacca, poi El Amraoui e Allegro si distende con i piedi. Ma il portiere dello Sciacca è stato bravo a evitare guai. Intanto Bage prova a mettere in mezzo per Guaiana che prova a girarsi in area, poi arriva la conclusione del numero 9. El Amraoui mette in mezzo dalla bandierina, arriva il colpo di testa di Punzi, calcio di rigore per il Mazzara. Parte El Amraoui e segna Sami El Amraoui, 48esimo minuto, Mazzara 2, Sciacca 1. Si può ripartire con il calcio di punizione per lo Sciacca, palla che arriva dritta in porta ma Pizzolato blocca la sfera. Salvucci per Ciancimino, Ciancimino per Gulino, sbaglia la misura del passaggio, poi è l'Amraoui che recupera Sant'Angelo, poi c'è Messina che mette, lancia verso l'area avversaria Sant'Angelo, Punzi protegge la posizione, Sant'Angelo finisce a terra. Il possesso della sfera per il Mazzara, poi resta a terra. Bulades prova a mettere in mezzo dove arriva Guaiana. Arriva Guaiana che è col sinistro. Poi contrasto tra Guaiana e Salvucci. Il Mazzara recupera la palla. Palla per Guaiana che trova il tiro in porta. Ma la palla incredibilmente termina ancora al lato. Corner che viene battuto in questo momento. Palla in mezzo. Pizzolato anticipa di testa Sant'Angelo. Idoiaga che poi involontariamente serve il centravanti giallo-blu. Palla in avanti per Melia che può entrare in area. Melia il contrasto con Conti. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Poi El Amraoui prova a recuperare il pallone. La rimessa in avanti nella zona di Sant'Angelo che serve Prestia. Calcio d'angolo battuto adesso, palla messa in mezzo, Pizzolato a vuoto, poi si ritrova il pallone tra i guanti. Fischio che arriva adesso, Licata prova a mettere in mezzo nella zona dove tutto solo di testa, indisturbato, riesce a colpire, guadagnare metri e poi rilancia col sinistro nella zona di Sant'Angelo che può controllare, si aiuta però con un sbracciando con
il braccio sinistro su Punzi era comunque in fuorigioco. I due gol sia Guayana che ha lasciato il campo a Mendy, sia Lambrau. Intanto colpo di testa pericoloso dello Sciacca di Licata. Concessi, intanto siamo già oltre il 90esimo, già da un minuto. Bace controlla un pallone pericoloso in area. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro dopo 5 minuti di recupero.